Ragazzi, che delusione veramente, minchia raga, che delusione, porca puttana, oh, non si può uscire così per una palla non rinviata in area di rigore, cioè non è ammissibile, cazzo, mi girano i coglioni, cazzo, non so più cosa dire perché anche stasera il Milan si è impegnato, cioè non so se meritava di pareggiare, sicuramente sì perché le occasioni le ha avute, però non si può uscire con lo United per un errore così. Cioè, Meite, anche i pulcini insegnano di lanciare la palla quando sei in area di rigore, cazzo, soprattutto con queste squadre. Che cazzo ti metti a provare il dribbling in area di rigore? Si lancia la palla quando sei in area, Cristo Dio, non è che te lo devo insegnare io. Sei un calciatore del Milan, porca puttana, non puoi rischiare così. Cioè, poi Pogba che entra, oh, lo sapevo, io un minuto prima l'ho detto, Pogba no, in questi anni è peggiorato da quando è nato via la Juve. Dopo un minuto si smentisce e segna un gol splendido. Ragazzi, cioè, io sono veramente deluso, non so che dire, stasera il Milan comunque la partita l'ha fatta, nonostante i problemi, nonostante le assenze, lo United non ha neanche fatto così tanto da dire lo United ha meritato perché il Milan poteva assolutamente meritare la qualificazione, se vediamo l'andata e il ritorno il Milan secondo me merita qualcosa in più. Purtroppo lo United ha questo campione che è Pogba che in una posizione del campo che era difficile segnare, la butta dentro per un errore di Mete e per gli errori del Milan davanti alla porta, perché il Milan poteva segnare nettamente più gol in queste sfide e purtroppo non l'abbiamo fatto. Quindi c'è molta delusione, ragazzi, moltissima delusione perché oggi è uscito pure il Tottenham in Europa League, se vincevamo questa sfida ci dava morale, purtroppo non è stato così, ancora una volta delusione. Io sinceramente non voglio incazzarmi, mi fa incazzare soltanto che Mete non lancia quella palla in area di rigore, per il resto il Milan ha fatto quello che doveva fare, fa la partita, ha tenuto poi normale. Dopo un'ora di partita si vedeva che la condizione fisica era quella che era, perché giocare 40 partite ogni 3 giorni, il Milan è la 40ª partita che gioca in questa stagione ogni 3 giorni, con gli infortunati, con le assenze. Il Milan in Europa, secondo me, è la squadra che ha avuto più infortunati e più assenze. È l'unica squadra che ha giocato tutte le partite senza tutti i titolari. Cioè, non c'è una partita in cui il Milan ha giocato con tutti i titolari e con tutti i giocatori in panchina. Cioè, era sempre qualcuno infortunato. Non ne posso più, non ne posso più. Cioè, mi sono rotti i coglioni, non capisco se è la preparazione atletica o appunto i giocatori che si sforzano troppo. Diciamo che è un po' tutte e due, perché, ok, ti sforzi, però, minchia, 25 infortuni in una stagione sono tanti e non è ancora finita, per farvi capire. Quindi mi fa girare i coglioni. Per il resto non posso dire niente al Milan perché lo spirito, la voglia, la grinta c'è stata, l'impegno, è entrato anche Ibra che comunque ha provato a dare la scossa, ovvio, non giocava da almeno 20 giorni, quindi era difficile. Per il resto, raga, complimenti allo United che ha perso mezz'ora di tempo, lo United ha perso mezz'ora di tempo, gli inglesi di merda, che ha perso mezz'ora di tempo in tutte quelle rimesse laterali, rinvii, peggio delle squadre italiane quando giocano contro il Milan, lo United. Per il resto, per me, migliore in campo sono stati Tomori e Kjaer, che anche stasera hanno giocato molto bene, a mio avviso. Ma anche Salah Makers, ma anche Krunic. Hanno giocato bene tutti, anche Theo Hernandez che ha giocato bene, a mio avviso. Che dire, delusione ce n'è tanta. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Non è una giornata bella, dormiamo degli incubi stanotte. Sogniamo lo United, sogniamo quel gol di Pogba, però, ragazzi, questo Milan, secondo me, con il lavoro può diventare grande, questo qua è soltanto un inizio per il futuro, perché i giocatori ce l'abbiamo, il gioco ce l'abbiamo, lo spirito ce l'abbiamo. Siamo sfortunati e siamo dei polli perché quella palla va rinviata in area di rigore. Detto questo, un like di supporto a questo video, iscrivetevi al canale per arrivare presto a 3.800 iscritti, condividete e mi raccomando, sempre Forza Milan, siamo vicini ragazzi, non molliamo nonostante la sconfitta, sempre Forza Milan, bella.